Buonasera, Connor. Vedo che sei ancora tutto intero. Mi sono rimesso dal pestaggio. Church si è rintanato in una birreria abbandonata sul mare. Dobbiamo risolvere la cosa entro l'alba. Bene. Vorrei portare i rifornimenti al campo il prima possibile. Ma certo. Non vorrei distoglierti dalla tua causa persa. Andiamo allora. Seguimi. Dimmi una cosa. Potevi uccidermi al nostro primo incontro. Che cosa ti ha fermato? La curiosità. Altre domande? Che cosa vogliono davvero i Templari? Ordine. Regole. Uno scopo. Nient'altro. Voi fate confusione con quegli assurdi discorsi sulla libertà. Una volta gli assassini miravano a un obiettivo molto più sensato, cioè la pace. La libertà è pace. Oh no, questo è un invito al caos. Guarda quella piccola rivoluzione scatenata dai tuoi amici. Io ho presenziato al congresso continentale, li ho ascoltati strepitare e urlare. Tutto in nome della libertà. Ma sono solo chiacchiere. Ed è per questo che appoggi lì? Lui capisce i bisogni della futura nazione molto meglio di quegli idioti che sostengono di rappresentarla. Sembra che tu abbia il dente avvelenato. La gente ha fatto la sua scelta. Ha voluto Washington. La gente non ha scelto niente. È opera di un gruppo di codardi privilegiati che vogliono solo arricchirsi. Si sono riuniti e hanno preso una decisione a loro vantaggio. Oh, si nascondono dietro le belle parole, ma non dicono il vero. Vedi, Connor, l'unica differenza tra me e quelli che aiuti è che io non fingo dei sentimenti. Ferma un attimo. Church, vecchia volpe. Che c'è? Pensavo di superare le guardie con te, ma le ha sostituite con gente che non conosco. Beh, dovrei riuscire a passare senza insospettirli, ma tu... No. O lo si fa insieme o niente. Cosa proponi allora? Cerco una guardia fuori servizio e prendo la sua uniforme. Molto bene. Aspetterò qui. Mi sembra ovvio. No, scusa, vuoi che venga con te, che ti tenga la mano, forse? Che ti dica che puoi farcela? Yes.
Così dovrebbe andare. Seguimi. Alto là. Questa è zona privata. Che ci fate qui? Che il padre della comprensione ci guidi. Voi vi riconosco, ma l'indiano no. È mio figlio. Vi piace la donna selvaggia, eh? Andate pure.